continuità, 5-4 per il Catania Beach Soccer in questa finalissima contro Pisa. Capitano, è stata una partita davvero bellissima, 0-0 il primo tempo, nel secondo periodo 2-2, nel terzo tempo il Catania ha messo la stoccata vincente, soprattutto nei minuti finali. Ma veramente, questo è il vero beach soccer, una partita tosta, una partita difficilissima dove ci conosciamo, e meno male che abbiamo vinto, meno male no, grazie a Dio che abbiamo vinto. Possiamo dire successo meritato anche per la mole di gioco prodotta, Casapiere è stato davvero più volte decisivo, come lo è stato anche il nostro Seba Paterniti, però in generale comunque abbiamo attaccato tantissimo. Sì, veramente, questo è l'inizio di un nuovo gruppo, è un nuovo ciclo, però come abbiamo detto dentro spogliatorio, questa partita, questo tipo di partita vince chi sbaglia di meno, quindi secondo me abbiamo meritato e spero che sia l'inizio di una storia vincente per il Catania. Fred, hai parlato di formazione di un gruppo importante, un gruppo nuovo, però la Coppa non è nuova, è la sesta Supercoppa per il Catania Beach Soccer. Cosa significa? Significa che il lavoro stiamo facendo bene e questa è la strada. Non possiamo pensare che siamo quelli più forti. Da lunedì riprendiamo allenamenti con la testa già per vincere quello che possiamo vincere ancora in questa stagione, e cerchiamo di dare sempre il nostro massimo. Grazie Fred. Grazie a lei.